Corzardi, Arturi, mica Parapiato, hanno scritto delle bellissime righe, è un librettino molto carino, ve lo consiglio, guardate, perché sono, è davvero un racconto delicato su come si può vivere il brutto momento sportivo della pandemia con la stessa forza e con la stessa energia con cui lo avete fatto più o meno tutti, lo abbiamo fatto più o meno tutti, da casa, con le video lezioni, con tutto il possibile e l'impossibile. Sono davvero delle parole molto delicate. Il libretto che hanno scritto si chiama Un rifugio bellissimo, già un titolo così a me fa venire la pelle d'oca, per cui, però leggetelo, guardatelo, tanto lo trovate in giro, fatevelo consigliare. Sono quelle parole delicate, quelle di Cinzia Brega, come tante altre ne sono girate in questo periodo, che merita avere, perché passerà, passerà, è certo che passerà, ma non ce lo dimenticheremo facilmente, segnerà un punto importante di crescita sicuramente, ma rimarrà qualcosa, e lo abbiamo superato tutti in qualche modo. Quindi grazie a Cinzia, grazie a Arte Ritmica, grazie a chiunque abbia fatto l'impossibile per non arrendersi, per non fermarsi. Ognuno ci ha messo del suo, e questo significa questo, trovarci qui, riaprire le porte alle 8 del mattino del nostro periodo estivo di questa grande, grande città.